una cartica que yo guardo donde te escribí. Mi metterò così. Allora, scusate, vi sto girando questo video col cellulare. Mi sembra giusto darvi due spiegazioni. Come vedete, non è uno sfondo usuale, nel senso che non sono a casa mia. No, mi sono lasciata col Valentino, sono in casa di Valentino dove abitano i genitori. Allora, andiamo per gradi. Vi voglio spiegare perché sono sparita per tutti questi mesi. Prima di tutto il lockdown. Chi mi conosce sa che io, nella casa dove vivevo, adesso vi spiego perché, a Biago dove convivevo, internet aveva la DSL, andava sì e no a 4-5 mega, mi era impossibile caricare i video. E quindi io i video li giravo, li caricavo o dai miei genitori o dai miei suoceri. Scoppia il lockdown, ovviamente non posso uscire, non posso caricare i video. Cosa succede? Appena finisce il lockdown, che è il 5 maggio, 4 maggio, non ricordo, i miei iniziano il trasloco. Quindi praticamente tutte quelle giornate o mezze giornate che avevo libere, io dovevo dare una mano ai miei a fare scatoloni, robe varie, quindi io non potevo neanche, a loro avevano staccato internet, prima di tutto, nella luce. Non avevo tempo di venire anche qua dai miei social a caricare i video. Andiamo avanti così da maggio-giugno. Giugno si fa l'effettivo trasloco dei miei figli a giugno, non mi ricordo neanche quando. Luglio vi spiego perché mi si trasferiscono in casa con mia sorella, che ho preso una casa, però l'appartamento sotto, la taverna, ci fa l'appartamento per i miei genitori, però non era finito, quindi avevamo dei lavori da fare in casa e li facciamo noi. Di conseguenza anche il mio tempo di luglio era sprecato in questo. In più comunque lavoravo in pizzeria la sera e lavoravo per la famiglia di giorno. E poi vabbè, andavo a prendermi cura della casa. Quindi io dai miei social non sono mai riuscita ad andare per poter caricare un video. Mai. Cioè il Valentino ci veniva comunque a mangiare, ma io andavo di là a lavorare, capite? Quindi un po'. Arriva agosto e la prima settimana di agosto mi arriva una bellissima notizia. Per modo di dire, ovviamente, dobbiamo lasciare la casa. Dobbiamo lasciare la casa perché la casa serve la proprietaria, perché per problemi familiari della mamma deve trasferirsi la mamma in quella casa, per problemi di salute, vi spiego solo questo, va bene? Quindi noi, vabbè, ovviamente io non sono stronza, neanche Valentino, diciamo va bene, capiamo l'effettivo problema, anche se noi avevamo un contratto di 4 anni, tecnicamente potevamo restare lì, però comunque essendo una motivazione grave abbiamo accettato. Quindi noi però decidiamo comunque da lì a 5 giorni, anche una settimana, Valentina aveva 2 settimane di ferie, lui fa io non ho voglia di starmene a casa, a crogiolarmi questa cosa che dobbiamo fare il trasloco e niente, fa cerchiamo qualcosa e partiamo, cerco, non trovo niente, alla fine Valentina fa andiamo in Calabria, io ho la casetta in Calabria in montagna, la casetta di miei nonni, andiamo in Calabria, facciamo lì 10-12 giorni, ci portiamo la crocchi, Mucchino no perché lui soffre terribilmente la macchina e rimane con i miei genitori, Mumi con il suo papà, la sua mamma, Mumi, Spillo, Kira, no? Insomma, è lì già nel giardino bellissimo dove vivono adesso i miei. Torniamo dalle vacanze, effettivamente iniziamo a preoccuparci del fattore casa, perché comunque loro ci hanno dato sì 6-8 mesi tranquilli, no? Però comunque noi volevamo cercare, no? Però la cosa così era. Voi sapete, scusate, vi va chiudo sta roba, chi mi segue sa che noi siamo andati a convivere, abbiamo preso una casa in affitto che sarebbe stata momentanea, perché comunque Valentino vi ha già spiegato che ha la casa sotto e dove vive la sua nonna, però uno Valentino non aveva voglia di fare un altro trasloco e poi fa magari tra un anno dobbiamo farlo di nuovo, scusate il cellulare che suona. E di conseguenza, d'accordo con i genitori, comunque ci hanno proposto il genitore di Valentino, abbiamo deciso di venire a stare con loro, quindi viviamo nella ex camera di Valentino tutti gli effetti con i suoceri. Ovviamente vi faccio vedere che la mia roba è tutta negli scatoloni,
perché gli armadi sono pieni della roba di Valentino. E voi direte, e tu dove metti la roba? Abbiamo comprato un armadio che andrà su questa parete, che poi sarà un armadio che in un futuro starà bene anche sotto, nella casa sotto, nella camera da letto di sotto. Però arriverà a fine ottobre, inizio novembre, se tutto va bene, quello sarà il mio armadio in questo periodo, possono essere anni o mesi, insomma, non si sa. Quindi a tutti gli effetti ci siamo trasferiti, non viviamo più a Binago, però noi domenica abbiamo fatto il grosso del trasloco, oggi è mercoledì, e adesso finisco di girare questo video e vado di là un po' a sistemare, perché comunque nella casa sono rimaste ancora un po' di cose, c'è un po' di roba da sistemare. E abbiamo deciso, comunque adesso è settembre, che giorno è? È il 30 settembre, di fare piuttosto in fretta, perché è inutile continuare a pagare affitto, bollette, se tanto sapevamo che dovevamo venire qua. Siamo venuti subito qui e via. So che me lo chiederete, ovviamente non è che siamo qua a sbaffo. No, aiuteremo con tutte le spese, in più diamo un fisso, che okay, come se fosse un affitto, ecco. Però certo non è come mantenere una casa da soli, quindi un po' andremo a risparmiare un pochino. E niente ragazzi, io volevo aggiornarvi su questa cosa. Adesso infatti avete visto che ho iniziato a ricaricare video, e ho iniziato con quelli back to school, poi caricherò un vlog, e dopo di quel vlog vedrete questo video spiegazioni, perché ci tenevo a farvi capire come stanno andando le cose, perché comunque vedrete un background diverso nella casa. Giù da basso sono riuscita a ricavarmi la stanzetta dove fare le unghie, infatti sto lavorando lì. E un'altra novità che vi devo dire è che presto inizierò la scuola, la scuola, perché è il CEF, il Centro Formazione Europeo, per estetista online, nel senso che mi manderanno tutto a casa e darò gli esami. E niente, spero che questo video sia stato abbastanza esplicativo, che io vi abbia fatto capire che insomma non era un non voler caricare, ma un non poter caricare effettivo. Vi mando un grande bacio e ciao ragazze, grazie di tutto a chi mi è stato vicino in questo periodo, che mi chiedeva perché non caricavo video, ma ero proprio impossibilitata, e vi chiedo scusa per questo. Mi siete mancati e spero che, insomma, di ritornare come prima. Un bacione, ciao ragazze.